told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Anche oggi vi proponiamo un sentiero inedito e poco conosciuto che ci porterà ad attraversare il gruppo delle Grigne, partendo dal versante della Valsassina per giungere al versante verso il lago. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. E infatti oggi vogliamo tornare al rifugio Elisa a trovare la nostra amica Elena, la rifugista musicista. Perché? Perché recentemente il rifugio ha cambiato look, perché sono state fatte importanti opere di ristrutturazione e sistemazione, e siamo proprio curiosi di vedere il nuovo volto di questo rifugio. Rifugio che però appunto non raggiungeremo dalla via classica da Mandello, ma proprio dalla Valsassina. Dal colle di Balisio, dove abbiamo parcheggiato l'auto, siamo saliti a piedi lungo la strada Carareccia fino a raggiungere la chiesetta del Sacro Cuore qui alle mie spalle. Oggi gita in montagna con tutta la famiglia, dove siete diretti? Siamo diretti all'agriturismo Grassi e Lunghi e praticamente iniziano a camminare un po' questi ragazzi. A te piace andare in montagna? No! E allora cosa ci fai qua? Perché mi hanno obbligato! Ma sei sicuro? Sì! Dove volevi essere? A Milano Marittima! Mi sa che hanno proprio sbagliato strada allora. E da qui imboccheremo la Valle dei Grassi Lunghi, che ci porterà a raggiungere l'Alpe di Campione e il Buco di Grigna, dove scollineremo e scenderemo verso il rifugio Elisa. Buongiorno, e voi dove siete dirette? Rifugio Elisa. Ah, ecco, vedi che allora non siamo gli unici a fare percorsi inediti sulle Grigne. Siamo in cammino da circa tre quarti d'ora e abbiamo notato che questo sentiero è in comune con più itinerari, con più mete. Adesso siamo arrivati in cima alla strada che percorre la Valle dei Grassi Lunghi. Qui troviamo il primo bivio di giornata. Allora, alla mia sinistra si prosegue per il rifugio Antonietta al Pialeral e quindi al mitico Grignone, la Grigna settentrionale. Noi invece scenderemo da questa parte per portarci all'Alpe Campione. Subito dopo il bivio abbiamo attraversato il torrente Pioverna e siamo saliti fino a intercettare la Traversata Bassa, il sentiero che congiunge i Resinelli al Pialeral. L'abbiamo percorsa per un breve tratto verso destra fino a raggiungere nuovamente il torrente Pioverna. Da questo punto lasciamo la Traversata Bassa che sale verso il Pialeral e prendiamo verso destra il sentiero che sale nella Valle del Pioverna, un tratto abbastanza ripido, tutto ombreggiato da un bel bosco di faggi, fino a sbucare all'Alpe Campione. Ci siamo alzati di quota e anche la vegetazione ha cambiato aspetto. I faggi hanno lasciato spazio ai pini mughi e qui si apre anche un punto panoramico su
Sul lato opposto della valle vediamo queste formazioni rocciose molto importanti dal punto di vista geologico. Le diverse stratificazioni rappresentano infatti l'evoluzione della Terra e consentono lo studio delle ere geologiche. Numerose sono le campagne di scavo effettuate, durante le quali sono stati rinvenuti anche numerosi fossili marini. Abbiamo rinvenuto negli anni 80 un livello a pesci fossili molto interessante. Abbiamo recuperato circa 1500 esemplari di pesci, una stella marina, qualche crostaceo. Quindi questo livello a pesci probabilmente rappresenta il momento di massima profondità di questa deposizione, quando al fondo di questo bacino, di questa conca che si stava formando, mancava l'ossigeno, e questo ha facilitato appunto la conservazione anche di questi pesci, anche di grandi dimensioni, perché arriviamo a 1,5 metri, anche se la maggior parte sono pescetti di 2-3 centimetri. Ed eccoci arrivati finalmente all'Alpe Campione. Alle mie spalle potete vedere quella che un tempo probabilmente era la casera, e qui si aprono veramente gli ampi pascoli. Questo era un alpeggio? Sì, gli anni 60, ma venivano su, stavano qui 3 mesi. C'è dentro ancora la baita dove facevano la caglia e facevano i formaggi. Questo è un alpeggio privato? Sì, era dei Mazzoleni. Adesso vengono ancora portati gli animali? Sì, portano le capre, le pecore, però c'è dentro anche qualche asino e qualche manzetta, perché sai, loro mungono ancora, vengono su, almeno per l'uso personale. Qui proseguiremo fino ad arrivare al Buco di Grigna per poi scendere appunto al rifugio. Lungo il sentiero noteremo dei tipici laghetti alpini, sono i cosiddetti lavaccia. Qui un tempo, ma anche tutt'oggi, gli animali si possono abbeverare. Buona discesa, a noi manca ancora un pochino. Grazie, altrettanto a voi. Abbiamo attraversato tutti i pascoli dell'Alpe Campione e abbiamo raggiunto la traversata alta. Ed eccoci finalmente arrivati al panoramico Buco di Grigna. Questo è anche il punto più alto del nostro giro di oggi. Questo è un crocevia di sentieri molto interessante, perché è il punto di incontro di due direttrici. Quella che sale dall'Alpe di Campione, che poi scende verso Mandello, e l'Alta Via delle Grigne, che collega la Grignetta e il Grignone. Su questi sentieri si svolge anche un'importante gara di corsa in montagna, la UTLAC, la Ultra Trail del Lago di Como, nella sua versione dei 40 km. Questo è un punto davvero strategico, si vede da una parte il Grignone, il Sasso Cavallo e il Sasso dei Carbonari, qua sotto si intravede la bandiera del rifugio Elisa, da questa parte la Vasca Rettone ed in fondo il rifugio Rosalba con tutta la Brianza e sopra la Grignetta. Alle mie spalle invece la Vassassina. A questo punto è tempo di scollinare, di scendere verso il rifugio Elisa. Siamo anche un po' in ritardo, Elena ci sta aspettando. Attenzione, perché il primo tratto della discesa è abbastanza esposto.
Eccoci arrivati al rifugio Elisa e qui ad accoglierci troviamo Elena. Ciao Elena. Ciao. Da un sacco di tempo non ci vediamo. Sì, è passato più di un anno. Perché poi l'anno scorso eravate chiusi. Esatto, sì. Insomma, non vedevi l'ora di ritornare qui al rifugio. Assolutamente sì. Ma Elena, c'è anche una novità quest'anno? Sì, esatto, hanno fatto dei lavori di ristrutturazione e c'è una cucina nuova, non vieni a vederla? Direi proprio di sì, sono arrivato apposta. Dai, andiamo. Spaccala con una testata! Questo è l'ingresso della cucina, avete proprio aggiunto un locale in più al rifugio. Sì, esatto, qua è stato scavato tutto, prima c'era proprio la montagna e adesso hanno costruito questa ala nuova del rifugio dove c'è una bellissima cucina nuova e io sono molto più comoda a lavorare. Siamo riusciti anche ad avere l'anguria. Io mi ricordo la vecchia cucina del rifugio. Sì, era piccolissima, non ci si stava neanche in uno praticamente. Vado bene? Perfetto. Quindi invece adesso vedi che ho tutti i miei aiutanti e si sta proprio bene, sì. E quindi com'è cambiato adesso questo rifugio? È cambiato nel senso che la sala si è un po' ingrandita e quindi abbiamo recuperato qualche posto per mangiare a pranzo. Abbiamo anche aggiunto dei tavoli nuovi fuori e con la cucina appunto così più grande riesco anche a avere più possibilità per poter cucinare cose un po' più particolari. Allora, adesso finalmente riesco a fare la pasta fatta in casa, i pizzoccheri fatti in casa perché ho molti più piani di appoggio e riesco a lavorare meglio e quindi mi dedico a quello. Diciamo che io amo i primi e quindi ho aggiunto tutte queste cose nuove di pasta fatta in casa. Evviva Rifugio Elisa! Venite, venite, che non ve ne pentirete! Sono venuti un po' di escursionisti a trovarti dopo che avete riaperto il rifugio. Ricordiamo che è stato chiuso per oltre un anno. Sì, sono arrivati già in tanti e sono tutti molto felici quando entrano e vedono com'è diventato, rimangono tutti sorpresi perché in effetti sembra un altro posto, è sicuramente più curato, abbiamo aggiunto dei dettagli che lo rendono accogliente. Ecco, la cosa che io volevo far arrivare alle persone era l'accoglienza e quindi adesso finalmente con una sala così uno arriva e si sente a casa e questo è quello che mi rende felice. Io ci tengo a sottolineare che è vero che è stato ampliato, però mantiene comunque la sua struttura di piccola bomboniera ai piedi del Sassocavallo e nel cuore delle Grigne, così? Sì, esatto, infatti anche a me piace per quello e siamo riusciti a, nonostante appunto i cambiamenti e le cose moderne, nuove che sono state fatte, a mantenere sempre la storia di questo posto e a mantenerlo comunque con la sua anima selvaggia, un po' il rifugio che ha. Amano quelli di Mandello e anche quelli da fuori perché è particolare. Voi conoscete bene il rifugio Elisa? Direi di sì, abbastanza bene, sì sì, è una vita che siamo qua. Quali sono i ricordi di questo rifugio? Sono tanti ricordi, perché ai miei tempi gestivano i miei zii qua, era una cosa, ero già un ragazzino. Sì. Adesso sono qua, magari se fa qualcosa, qualche lavoretto in compagnia, quello che si può fare. Gli anni sono passati. Il rifugio Elisa, il rifugio storico del CAI di Mandello, abbiamo iniziato la ristrutturazione l'anno scorso, abbiamo rifatto la cucina, ci teniamo a mantenere questo rifugio con le caratteristiche proprio di montagna. Ricordiamo che comunque il rifugio è del CAI di Mandello e tutti questi lavori sono stati fatti appunto dal CAI di Mandello, che ovviamente ringrazio perché hanno migliorato sia la qualità di lavoro per me che per le persone che arrivano. Avete aiutato anche voi a fare i lavori? Siamo stati qua 7-8 martedì in un gruppetto di 10 persone, abbiamo aiutato a sbancare via. L'unico problema è che non sono pensionato e facevo ferie tutti i mercoledì per venire solo a lavorare perché c'è nel cuore anch'io. Nel cuore, Rifugio Elisa, Valmeri, Sassocavallo, è tutto per noi.
sono le nostre Dolomiti. Tanti sono stati i volontari che insieme ai professionisti, ai muratori, vi hanno permesso di aprire in tempi record questo rifugio. Sicuramente, vabbè, la squadra di muratori è stata fantastica, che hanno costruito appunto questa parte nuova con sempre lo stile antico, è molto bella, quasi non si capisce la differenza. E, sì, e poi oltre a loro poi un sacco di persone di Vandello, di Milano, di Bergamo, di Brescia, cioè sono venuti a darmi una mano. C'era da pitturare, c'era da finire di montare la cucina, pitturare i mobili, verniciare i tavoli, montare le sedie nuove, gli sgabelli, carteggiare i legni vecchi, abbiamo costruito un bancone, quindi un sacco di cose che mancavano e che ci siamo insomma dati una mano a vicenda. Ho avuto un supporto molto forte, tanti erano amici che l'hanno fatto col cuore, quindi sì, sono stata fortunata, siamo stati tutti fortunati a riuscire a finire tutto poi per l'apertura. Un nuovo aiutante per il rifugio Elisa? Sì, sì, ma ce n'è sempre bisogno qua. Adesso c'è anche un mio amico, settimana prossima saremo in due. Com'è venire a lavorare qui? Si sta bene, sì. Si dorme bene, bello al fresco. Ma lo spritz in montagna cosa ci fa? Perché vediamo il lago, abbiamo di fronte il lago e abbiamo l'influenza del lago. Prego, questo per voi. Oggi una giornata speciale, cosa offre il menù? Il menù oggi offre pasta fredda con pomodorini, olive e capperi, poi grigliata mista di carne, oppure per i vegetariani tomino e melanzane grigliate. E tu cosa stai facendo? Sto facendo la polenta, la sto girando. Vediamo. Ale, ma non siamo mica arrivati in tempo, qua c'è giù più niente, eh? Però qui era stata la crosta, che è anche la parte più buona. Bellissimo. Forse perché c'è la strada che è abbastanza lunga e arriva la gente buona e basta. Elena, che rifugio è il Rifugio Elisa? Allora, Rifugio Elisa è un classico rifugio alpino, è ancora come una volta, alla buona. E si trova qui nel versante del lago della parte delle Grigne. Siamo vicinissimi al Sasso Cavallo. Si può arrivare sia appunto da Mandello, quindi dalla parte del lago. È un sentiero molto semplice per tutti, di circa 3 ore con un po' più di 1000 metri di dislivello, mentre invece gli altri sentieri alti sono più complicati per escursionisti esperti, visto che ci sono anche delle catene, dei passaggi un po' esposti e tutti gli accessi sono comunque più lunghi dall'alto. Si può arrivare dalla Traversata Alta oppure dalla Val Sassina o dai Resinelli. E io ve l'avevo detto questa mattina, Elena, la rifugista musicista. Allora Elena, cosa fai in mezzo agli spartiti? Stavo sistemando le ultime cose prima del concerto. Perché oggi c'è il concerto. Sì, sì, suoniamo in quartetto dopo. Tu sei solita a questi concerti in alta quota. Sì, ormai sono tanti anni, ci siamo visti anche alla Omio e al Brasca e finalmente ho ripreso i concerti anche qui nel mio rifugio, non vedevo l'ora. Ormai è diventata una consuetudine anche per la gente, è ormai un appuntamento fisso. Tu nasci come musicista e come è stato poi il passaggio a rifugista? È stato un po' negli anni una cosa graduale, perché ho iniziato a lavorare in altri rifugi finché alla fine ho deciso di accantonare il violino e di fare solo questo di lavoro e prendere il mio rifugio, e quindi poi pian piano ho deciso di passare a questo lavoro. Però poi il violino ce l'hai sempre con te? Sì, sì, ce l'ho sempre con me. Anche oggi? Anche oggi, sì. E che concerto proponete oggi? Oggi saremo in quartetto d'archi, quindi due violini, viola e violoncello. Siamo tutte ragazze, suonerò con le mie amiche di sempre, quindi è anche bella questa emozione. Suoneremo musiche di Mozart, Bach e anche qualche tango. Io sono Ilaria Catozzi e suono il violoncello.
Alina Gilardi, violino. Chiara Ciancone, viola. Cioè un'unione di più cose bellissime, dall'amicizia al posto splendido, alla gestione di questo posto che porta con sé un tesoro di umanità. In ciascuna delle persone che ci sono abbiamo trovato bellezza. E l'energia di questo posto incredibile. Siamo molto felici, è stato un regalo, un bel regalo. Capita molto spesso di suonare all'aperto, ma non in posti meravigliosi come questo, ecco. L'energia che c'è tra le montagne è un'esperienza veramente unica. Sono salito apposta per il concerto e da Mandello siamo partiti stamattina e niente, vabbè, diciamo che nonostante la fatica che fai, che poi alla fine è tutto piacere che provi nella natura, e poi arrivare e concludere la fatica con questa cosa meravigliosa che poi a me mi ha emozionato veramente un sacco, non riesco a parlare. Ci tornerei veramente, spero che lo facciano più spesso una cosa del genere, perché è una cosa che secondo me l'anima delle persone ha bisogno, della musica e della natura, poi delle due cose insieme, che combinazione, ragazzi. Poi c'è stata la fatica di portare gli strumenti fino a questa quota. Allora, a dire la verità, Elena mi ha aiutato, io sono violoncellista, quindi Elena mi ha portato sullo strumento proprio da Wonder Woman. Perché dobbiamo anche dire che Elena è anche il gestore del rifugiomio. Sì. Ma come fai? In qualche modo, insieme a Stefano e ad Alberto, che sono i miei soci, e quindi ci dividiamo. Guardate qui che squadra! Salutate! Bravo. Tutti i volontari, lo staff, la Elena, qui al rifugio Elisa. Ciao a tutti, vi ringraziamo e grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo tutti i giorni. Ecco, allora noi vi abbiamo proposto una salita dalla Valsassina, da Balisio e scollinando arrivando da questa parte, si può scendere anche verso Mandello. E allora io inaugurerei una nuova traversata delle Grigne, dopo la traversata alta e la traversata bassa, anche la traversata obliqua. Bravo! E allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una delle nostre prossime gite. Arrivederci! Ciao! Ciao.